nel primo incontro, che è stato a gennaio, ho parlato di alcuni miti famosi legati alla Sicilia, insomma, il fonte Aretusa, Siracusa, Persefone, il lago di Pergusa, il Minotauro, Minosse, Dedalo, ok. E poi ho parlato di alcune pagine della storia che in Sicilia si sono scritte nei secoli passati. Ho parlato ho accennato al fatto che a Palermo è stata la sede del primo Parlamento del mondo, 1130 Ruggero II. Ho parlato che a Palermo, presso l'archivio storico, viene custodito il più antico documento cartaceo esistente in Europa. Si tratta del cosiddetto mandato di Adelasia, risale al 1189. Ho parlato della nascita del sonetto. Tutti noi conosciamo tanto Gentile e tanto Onesta Pare, eccetera, eccetera. Il sonetto è nato in Sicilia con Jacopo da Lentini, che, come dice il nome, Lentini, parte sud-orientale della Sicilia. Ho parlato della rivolta dei Vespri, che ha segnato una tappa fondamentale nella storia non solo della Sicilia ma anche dell'Italia e del resto d'Europa. Ho parlato della nascita del gelato a cura di un palermitano, Francesco De Coltelli, Francesco Coutò, il cui nome è stato poi tradotto in francese in Coutò, scritto alla francese Coutò, dopodiché gli italiani, che tradizionalmente non conoscono la loro storia, pensando che si trattasse di un francese, hanno tradotto il cognome Coutò in dei coltelli, mentre in origine il nome è Coutò ed è di origine messinese. Questo fa parte del fatto che gli italiani, insomma, non conoscono da dove vengono, cosa sono, e hanno questa esterofilia innata che li porta così. Vabbè. Oggi parlerò espressamente di miti, in particolare parlerò del mito più importante di tutti. Nel prossimo incontro, che sarà in programma a questo punto dopo la pausa estiva, concluderò questo ciclo di incontri e parlerò di alcuni dei più importanti fatti accaduti in Sicilia, fatti che hanno segnato la storia, non solo quella dei siciliani, ma quella del resto d'Italia ed Europa. Un fatto per tutti: lo sbarco degli alleati nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 43, che lì è stato l'inizio di tutta una pagina che ha cambiato in effetti la storia d'Italia ed Europa. Vabbè, ne parleremo dopo. Allora, possiamo... Ok, questa è l'immagine che io avevo proiettato anche la volta scorsa e che riproietto ogni volta che parlo di Sicilia, perché per capire il perché sono successi dei fatti nel corso dei secoli, non si può non partire dalla posizione geografica dei luoghi. La geografia è la cosa più importante di tutto, più della storia, perché la storia è una conseguenza della geografia. Quindi, parlando della Sicilia, non si può non partire dalla sua posizione geografica. Eccola qua, però questo cosino qui. Ok, nel centro del Mediterraneo, non solo tra Occidente e l'Oriente. Qua ho messo in particolare questa zona qua perché è la zona dove tutto ha avuto origine, ma tra il nord e il sud, ma non solo tra il nord e il sud, tra l'Europa e l'Africa. Cioè, voi capite bene che questo è un luogo dove inevitabilmente succedono e succederanno fatti di portata storica, perché
perché vabbè, insomma, lo si capisce, la posizione dice tutto. In apertura di questo secondo incontro, io però voglio riprendere uno dei miti di cui ho parlato la volta scorsa. Ok, la volta scorsa chi c'era forse lo ricorderà, chi non c'era lo apprenderà adesso. Tra i miti di cui ho parlato c'è il mito del Minotauro. Allora, cos'è il Minotauro? Il Minotauro è il frutto dell'unione tra la moglie del re Minosse, Pasifae, e un toro meraviglioso che era stato regalato da Poseidone a Minosse, Minosse il re di Creta. Creta è l'isola che ha dato origine alla prima civiltà europea, la civiltà cretese o minoica, 2000-2500 anni prima di Cristo. Quindi Poseidone regala questo toro bellissimo a Minosse, dicendogli però che questo toro Minosse l'avrebbe dovuto sacrificare a lui, a Poseidone. Minosse vede questo toro magnifico, bellissimo, pensa di prendere in giro il dio Poseidone e sacrifica un altro toro. E chiaramente, anche se sei il re di Creta, non puoi pensare di prendere in giro Poseidone. E Poseidone gliela fa pagare. Qual è la vendetta di Poseidone? Fa sì che la moglie di Minosse, Pasifae, si invaghisca del toro, ma si invaghisca in modo passionale. E cosa fa Pasifae? Pasifae prega il più grande architetto di quei tempi, che si trovava presso la corte di Minosse, di costruirle una vacca in legno, in modo tale che lei potesse entrarvi dentro e farsi possedere dal toro. Dedalo, questo era il nome dell'architetto, costruisce questa vacca in legno perfetta, la ricopre anche di pelle, eccetera, eccetera. Il toro vede questa vacca, la monta e si unisce con Pasifae. Da questa unione nacque il Minotauro, il famoso Minotauro. Minosse cosa fa? Rinchiude per la vergogna questo Minotauro in quello che è passato alla storia come il labirinto di Cnosso, il labirinto di Minosse, eccetera. Tutti noi usiamo questa parola labirinto per voler significare un posto dal quale non riusciamo più a uscire. Eccoci qua. Allora, in effetti, labirinto è una parola che deriva da questa parola greca, labrius. Labrius è il nome di questa ascia bipenne. Questa ascia è il simbolo del potere minoico, della civiltà minoica. La civiltà, torno a ripetere, è la prima civiltà del Mediterraneo, civiltà che poi è scomparsa. La tesi più creditata è che sia scomparsa a seguito di violenti terremoti e incendi che sono accaduti in quella a Creta. Comunque, questa è la parola che dà origine al mito. Perché? Perché nel corso di scavi che furono effettuati nell'isola di Creta, dove sorgeva il palazzo di Cnosso, palazzo
famosissimo nell'antichità, sono state scoperte, sono venute fuori tantissime di queste asce, per cui questo labirinto in effetti era lo stesso palazzo, era lo stesso palazzo così intricato, architetto Dedalo. Tutti noi oggi parliamo un Dedalo di Niuzze, no? Un Dedalo, anche qua il nome di Dedalo dà il nome ad un nome comune, no? Queste Niuzze. Quindi in effetti il labirinto non è altro che il palazzo del re Minosse, il palazzo di Cnosso. Nome che deriva appunto da questa parola qua. Allora, che succede? Succede che, perché c'è il collegamento con la Sicilia? Perché il re Minosse rinchiude Dedalo, cioè l'architetto della vacca di legno, eccetera, eccetera, lo rinchiude all'interno dello stesso labirinto che Dedalo aveva costruito. Ma Dedalo è un uomo di ingegno. Dedalo riesce a fuggire con suo figlio Icaro, eccetera, eccetera, no? Riescono a fuggire padre e figlio dal labirinto, dal palazzo di Cnosso. Poi Icaro, ragazzo, si avvicina troppo al sole, precipita, eccetera, eccetera. Dedalo invece si rifugia in Sicilia. Arriva in Sicilia presso la corte del re Cocalo. Questo re abitava in una città che si chiamava Camico, si trova sostanzialmente nelle parti di Sciacca, grosso modo, quindi nella zona della provincia di Agrigento. Lì arriva Minosse alla ricerca di Dedalo, riesce a trovarlo, a scovarlo, con un indovinello, con un marchingegno particolare a cui solo un genio come Dedalo avrebbe saputo rispondere. A questo indovinello risponde Dedalo, quindi si manifesta, però Dedalo viene salvato dal re Cocalo che assieme alle figlie uccide Minosse. Ecco quindi il collegamento tra il mito del Minotauro e la Sicilia. E soprattutto, ecco, cominciamo da questa parola qua, a evidenziare il collegamento tra la parola e l'oggetto. Tutti noi usiamo parole di cui spesso, quasi sempre, ignoriamo il reale significato. La storia invece ci dice che i nomi non sono casuali. Se un qualcosa ha quel nome, non è frutto del caso. Dietro quel nome c'è un motivo. Ok, allora andiamo avanti e ci colleghiamo sempre ad un altro tema che avevo affrontato la volta scorsa. Qui avevo parlato del mito, qua siamo ad Erice, questa è la rocca, questo è il castello di Afrodite, qua si svolgevano, questa è la zona della Sicilia, diciamo così, fenicia. Sapete che la Sicilia, esistono tante Sicilie, non c'è la Sicilia. Gesualdo Bufalino diceva esistono 100 Sicilie, quindi non c'è la Sicilia greca, Siracusa, c'è la Sicilia araba, in parte Palermo, la zona di Agrigento, e c'è la Sicilia fenicia, la stessa Palermo, e la parte nord-occidentale. Qua siamo in provincia di Trapani, questa è la rocca di Erice, qua dietro c'è San Vitolo Capo, questo è Monte Cofano, questo è uno dei mari più belli per me della Sicilia. Comunque, ok, qua siamo a Erice. Erice, anche qua, perché questo paese si chiama così? Erice era il nome di un antico re degli Elimi. Gli Elimi erano una popolazione che assieme ai Sicani e ai Siculi abitarono la Sicilia migliaia di anni fa. Gli Elimi in particolare abitarono questa parte qua della Sicilia, quella più su Trapani, Marsala.
Allora, qui a Erice arrivò Ercole, che proveniva dalla Spagna, dove aveva portato a termine una delle sue famose 12 fatiche. Questa fatica consisteva nella uccisione del gigante Gerione e nella conquista della famosa Mandria di Gerione. Ercole cattura questa Mandria, se la porta lungo tutta l'Italia, arriva in Sicilia e arriva, il suo obiettivo è raggiungere Erice, perché doveva fare rendere omaggio al tempio di Afrodite. Qui a Erice c'era il re, appunto Erice, re degli Elimi. Erice era figlio di un semidio, si chiamava Bute. Questo Bute era stato compagno di avventura di Ercole nel famoso viaggio di Argonauti, la ricerca del vello d'oro, ok, altro mito. Questo re degli Elimi, questo Erice, baldanzoso, fa lo spaccone e sfida a duello Ercole, chiaramente alla peggio, perché Ercole è forse il più forte dei semidei. Quindi Ercole uccide Erice, soccombe, e questa è la zona che, come posso dire, racchiude in sé questa avventura. Però perché è famosa questa zona qua? Perché proprio questa zona, questa è la strada che costeggia il mare e che va da San Vito Lo Capo a Trapani. Trapani è qua, ok? Questa strada, lungo questa strada, in contrada Pizzolungo, c'è una famosa stele, ok? Eccola qua. E qua ci ricolleghiamo ad uno dei miti più famosi, insomma, il mito di Anchise, l'Eneide. Questa stele ricorda il luogo dove Anchise seppellisce il padre, e dove Enea seppellisce il padre Anchise. Enea in fuga da Troia, il figlioletto Ascanio per mano, tutte le immagini che ricordiamo tutti a scuola, e sulle spalle il padre Anchise. Anchise muore in Sicilia, muore a Drepane. Il nome di Trapani è Drepane, anche qua non è casuale il nome Drepane, il nome Trapani, perché Drepane significa in greco falce, e se voi osservate dall'alto il porto di Trapani ha la forma di una falce. Anche qui il nomen omen, no? Cioè il nome non è mai casuale. Comunque, questo è il monumento che ricorda che in questo luogo l'eroe poi dei troiani, ma soprattutto dei romani, insomma, che lo presero come a loro progenitore, Enea, seppellisce il padre Anchise. Come però spesso succede, siamo un attimo indietro, lo stesso identico luogo, quindi Pizzolungo, che da queste parti qua, lungo questa strada, stesso identico luogo, a distanza di 3.000 anni, è luogo e sede non più di un fatto mitologico, ma di un fatto reale. Come in tanti altri luoghi, in Sicilia il mito e la cronaca sono molto, molto legati. Se andiamo avanti lo vediamo. In questo, ok, esattamente
nei pressi in cui sorge la stele che ricorda il luogo dove Enea seppellì il padre Anchise, nel 1985, esattamente il 2 aprile, avvenne una delle stragi più orrende della criminalità organizzata che caratterizza la storia di questo paese. Questa è la strada, quella strada che vi ho fatto vedere, è la strada che percorreva ogni giorno in macchina il giudice Carlo Palermo per recarsi nel suo posto di lavoro, che era il tribunale di Trapani. Lì il 2 aprile 85 viene organizzato un clamoroso attentato e succede una cosa incredibile, incredibile. Io sono convinto che il destino, insomma, governi la nostra vita. Pochi istanti prima che la macchina dove viaggiava il giudice Palermo facesse quella curva lungo la strada, poco istante prima passa un'auto dove viaggiavano una donna con sui due bambini. Esplode la bomba che era stata piazzata per uccidere il giudice Carlo Palermo. Il giudice Carlo Palermo si salva e i corpi di quella giovane mamma con i due bambini vengono sminuzzati, addirittura non è stato possibile recuperarli perché non sono più esistiti quei corpi, sono stati addirittura spiaccicati contro dei muri. Vabbè, questo per dire come uno stesso luogo possa essere testimone di un fatto, come posso dire, immaginario, quale la morte di Anchise, e un fatto invece terribilmente reale, concreto. L'Eneide è stata scritta da Virgilio e rappresenta molto bene la strumentalizzazione che è stata fatta, si può fare e si fa ancora, dei miti. Tutta l'Eneide nasce per dare a Cesare Augusto, il primo imperatore dei Romani, un'origine, come posso dire, divina, no? Allora, Ottaviano è il nome che poi diventa Augusto, commissiona a un intellettuale, ci sono sempre gli intellettuali al servizio del potente, sempre. L'intellettuale in queste cose, in questo caso è Virgilio su commissione di Augusto, o meglio di Ottaviano, perché ancora non era Augusto, inventa la storia di Enea. Ma perché la inventa? Per dare duplice scopo: da una parte far passare l'idea dell'origine divina di Roma, perché Enea, figlio di Venere, quindi semidio, Enea poi va a Roma, Alba, tutta quella cosa là, e quindi Roma, no? Non solo, ha un altro scopo, perché vuole far risalire l'odio atavico tra i romani e i cartaginesi ad una storia, anche questa inventata, all'amore tra Enea e Didone. Per cui la storia inventata da Virgilio cosa dice? Che Enea fugge da Troia, si ferma a Cartagine, si innamora di Didone,
poi lascia Ridone, si ferma a Trapani, muore suo padre Anchise, lo seppellisce, va a Roma, eccetera, eccetera. Ora, rendiamoci conto che il mito non ha nulla a che vedere con la realtà. Il mito la trascende, il mito viene prima di ogni altra cosa. Se uno riflette, capisce bene che è tutta una finzione, ma il motivo è molto semplice. La guerra di Troia è un fatto storico, risale al 1200 avanti Cristo, quindi su questo non ci piove. Però se fai partire Enea dall'incendio di Troia, quindi lo fai partire nel 1200, e non puoi farlo incontrare a Cartagine con Didone, dal momento che Didone fonda Cartagine nell'814 avanti Cristo. Quindi capite bene che non cozzano le due storie, ma la gente, all'essere umano non interessa la realtà. L'essere umano ha bisogno di sognare e il mito risponde a questo bisogno. Cioè noi abbiamo, come esseri umani, abbiamo un bisogno ancestrale di sognare, che qualcuno ci racconti delle storie. La realtà è troppo banale, capito? La scienza, ingegneri, ma che cosa vuole che interessi alla gente i calcoli? Sono tutte sciocchezze. L'essere umano ha bisogno di sognare. Il mito risponde a questo bisogno. Dà al bambino il piacere del racconto e quindi va bene così. Tanto è vero, anche qua torniamo al discorso, andiamo avanti, perfetto, ok, torniamo al discorso, i nomi, il mito. Allora, tutti noi diciamo, è un mito, quello è un mito, banalizziamo, oramai le parole sono dei gusci, usati così, insomma, in modo ridicolo. Cos'è il mito? È mutos, questa è la parola greca, mutos. Cosa vuol dire mutos? Mutos vuol dire racconto, fiaba, favola. Questo è il significato della parola mutos. L'essere umano ha bisogno, come più dell'aria, ha bisogno di qualcuno che gli racconti le storie, Bambini, per addormentarsi, no, la ninna nana gli racconta la storia. Adesso gli danno l'app, no? Adesso per far addormentare un bambino gli danno la scarico da internet, no. Ma il bambino per addormentarsi ha bisogno del racconto della nanna. Allora, veniamo a una cosa, passiamo dal mito alla realtà. Ok, l'ultimo minuto, l'ultimo pezzo. Dal mito 2000-3000 anni fa. Volume. Lo sguardo era triste e gli occhi la riconoscete? Cose mai viste. Sentiamo. E poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane altre. Ok, questa è la più bella che possiamo ripetere la parte finale di questa canzone. Piacciono le fiabe. Cosa dice il bambino? Raccontane al vecchio. Mi piacciono le fiabe. Guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane altre. E qua veniamo al legame fortissimo che c'è tra il mondo greco e la Sicilia. Legame, no, andiamo per adesso no, rimaniamo sulla pagina qua. Legame fortissimo che viene fuori anche e soprattutto dal mito. Abbiamo detto il racconto. I siciliani quando si incontrano amici dice: che mi conti, che mi racconti, u conto,
il racconto. E la figura che riprende la tradizione greca dell'Aedo, l'Aedo è quello che raccontava le storie, l'Aedo era Phemio che raccontava le storie nel palazzo di Ulisse occupato dai proci, l'Aedo è Demodoco, l'Aedo che racconta le storie di Ulisse nel palazzo dei Feaci, l'Aedo è Mimmo Cuticchio, lui è il contastorie, da non confondere col cantastorie, quella è un'altra cosa, il contastorie, lui è l'Aedo del 2000, degli anni 2000, a lui è come se fosse tornato Phemio. Tutti conosciamo l'opera dei pupi, no? Orlando, Rinaldo, eccetera, eccetera, la Bell'Angelico, non fa che vedere. Ma l'opera dei pupi nasce dal Cunto, è il contastorie, il prodromo dell'opera dei pupi. Cos'è il contastorie? È un attore, lui da solo, con l'ausilio di una spada di legno, e basta, che racconta. Cosa racconta? Racconta le gesta dei paladini di Carlo Magno, no? Questa storia, le leggende di Carlo Magno arrivate in Sicilia con i trovatori, i francesi, e hanno questa storia, ha preso piede, si è incistata nell'animo dei siciliani, no? Da lì nasce la tradizione del contastorie, e da lì poi nasce metà dell'Ottocento, grosso modo, l'opera dei pupi, ok? Però la cosa fondamentale è il contastorie, e questo legame tra la chanson de geste, la chanson de Roland, no? Abbiamo studiato a scuola, e la Sicilia è fortissimo, ed è anche nella toponomastica siciliana. Chi è stato in Sicilia conosce Capo d'Orlando, vuol dire Orlando. Quindi l'importanza dei miti non è qualche cosa che risale a 3000 anni fa, è qualcosa che si respira oggi. Cioè, vuol dire, e ripeto, diciamo, si incontra e si dice: chi mi conti? Che mi dici? Allora, torniamo, vediamo un attimo. Ok, perfetto. Questa è una definizione che a me piace molto, perché allora questo Salustio, non Sallustio, Salustio, questo funzionario sotto l'ultimo imperatore pagano di Roma, Giuliano l'Apostolo, qua siamo a cavallo, poi entra Costantino fa dei cristiani la religione di Stato, si costruisce il potere, questo è un altro mito. Ok. Sotto Giuliano l'Apostata c'è questo Salustio, e Salustio dice questa cosa che io ho voluto proiettare perché per me racchiude in modo esemplare che cos'è il mito. Queste cose non avvennero mai, ma sono sempre. Cioè Achille non è mai esistito, Ulisse, non è, cioè, capito? Enea, ma chi sono questi qua? Ma sono più vivi di, cioè, capito? Esistono sempre ed esisteranno sempre, perché rispondono ad un bisogno ancestrale, come l'aria. Ok, possiamo andare avanti. Allora ho parlato dell'Aedo, no? Del racconto, Ucunto. Queste sono le prime due parole con cui si apre l'Iliade. Allora, la nostra cultura, insomma, nasce sostanzialmente con un signore che forse non è neanche esistito, ma non ha importanza. Omero. Nessuno è sicuro, nessuno può dire sì, è esistito, ha abitato qui,
la lapide, qui ha vissuto, ma non ha importanza, non ha importanza, è più vivo di qualunque essere umano vivo in carne e ossa, Omero. Omero è una cosa, e ha scritto i due poemi che hanno, cioè, lì c'è tutto. L'Iliade dell'Odissea, le prime due parole sono Menin Aide, raccontami l'ira, cantami o diva del Pelidio Achille, l'ira funeste che è infinita addusse lutti agli Achei. Ok, purtroppo queste cose qua uno le collega alla scuola, no? Gli anni del liceo, ma a scuola io sono convinto che non sia il luogo adatto per capire queste cose qua. Può servire a sapere che esistono queste cose qua, ma per capirle queste cose qua, insomma, a 16 anni non capisci niente. È importante però che sai che esistono, e magari a 30 anni, a 40 anni, a 50, a 80 anni capisci, ecco che cosa voleva dire Menin Aide. L'ira, raccontami, racconti Aide, Aedo. Aedo è il contastorie, quello che racconta, un conto, l'Aedo. Menin è l'ira, è Achille, cioè tutta ira, tutta, è un casino perché Achille si era inalberato, inalberato. La passione, le passioni, l'uomo è mosso dalle passioni, non dal ragionamento. E ve lo dice un ingegnere, non c'entra niente il ragionamento. L'uomo si muove sulla base delle passioni. Se riesci a appassionare, ecco cosa dovrebbe fare la scuola, dovrebbe fare questo, dovrebbe appassionare i ragazzi, ma non che gli dici il compito da pagina 20 a pagina 30, cioè, capito? Questo è un modo, capito? Se non appassioni, se non hai passione in quello che fai, ma cosa fai? Sei nulla, sei un nulla. Se non hai passione, Menin Aide, raccontami la passione, l'ira. Andiamo avanti. Qua siamo all'Odissea, di cui parleremo oggi. Andra moi ennepe musa poliutropon. Bastano queste parole, io starei a parlare ore. Andra moi ennepe, raccontami, musa o musa. Poliutropon andra, l'uomo dal multiforme ingegno, raccontami, o musa, dell'uomo dal multiforme ingegno, Ulisse. Poliutropon è uno degli appellativi di Ulisse. Anche qua, ennepe, come inizia l'Odissea, il poeta Omero si rivolge alla musa e dice ispirami, raccontami, cioè, ma che è successo? Raccontami, ma che è successo? Ma che è successo di questo Ulisse? Com'è che si trova qua da Calipso da 7 anni nell'isola di Ogigia? Ma che ci fa? Ma come ci va a finire? Cos'è che è successo prima? Vabbè, ok, e veniamo all'argomento di oggi. Qui andiamo un po' più avanti, scusa, perfetto. Ah, qua siamo nel il mito dei miti, l'Odissea e l'Iliade. Allora, qui siamo Dardanelli, qua c'è il Bosforo, qua c'è il Mar Nero, qua c'è l'Egeo, qua c'è Creta, dove c'è la Minosse, e qui, in questo punto qui, quasi davanti ai Dardanelli, c'è Troia. Qui, nel 1200 avanti Cristo, si svolse la guerra tra gli Achei e i Troiani. Cosa ci racconta l'Odissea? L'Odissea, adesso vedremo anche perché Odissea, perché si chiama così, che cosa vuol dire l'Odissea, no? Tutti noi parliamo l'Odissea, ma sappiamo che cosa vuol dire l'Odissea. Cioè, prima
quando usiamo, ecco una cosa, che quando usiamo i nomi cerchiamo sempre di capire che cosa vogliono dire, perché altrimenti altrimenti è una cosa, vabbè. Allora, l'Odissea è il ritorno di Ulisse nella sua Itaca, dura 20 anni, eccetera eccetera. Ok, allora sul viaggio, sul ritorno, come si dice ritorno in greco? Si dice nostos. Perché noi diciamo che io ho nostalgia di un luogo, no? Ho nostalgia. Cosa diciamo noi? Nostos, il ritorno, e algos, sofferenza, malessere. Abbiamo la algia, la micalgia, no? Che cos'è algia? Sofferenza, nostalgia, ecco la sofferenza che ci deriva dal bisogno di tornare, no? A quando eravamo ragazzini, quando eravamo piccolini, compagnia bella, no? Un luogo, nostalgia. Quindi Ulisse è il ritorno, il nostos di Ulisse a casa sua. Ci sono fiumi di inchiostro scritti sull'Odissea. Fin dall'antichità, già un antico storico e altri storici sino all'Ottocento, altri storici inglesi che sono molto, sostengono, e io poi ve ne parlerò adesso, che tutta l'Odissea, cioè tutto il viaggio di ritorno di Ulisse in patria, qua c'è Troia e qua c'è Itaca, sia semplicemente un viaggio intorno alla Sicilia. Ecco perché questo triangolo qua è strettissimamente legato al mito dei miti dei greci, perché la Sicilia è anche Grecia, non solo Grecia, ma è anche Grecia. Nell'Odissea la Sicilia viene nominata con tre nomi: Trinachia, Sichelia e Sicania. Sono tre nomi. E viene nominata 4 volte da 3 personaggi. Il primo a nominarlo è l'indovino Tiresia. Forse voi recentemente avete visto in televisione uno spettacolo del teatro greco di Siracusa di Camilleri, Tiresia, ok, è l'indovino a cui si rivolge Ulisse quando, dopo l'avventura con Circe, prima di tornare a casa dice: no, passa da Tiresia che ti deve dire qualche cosa. Allora Tiresia, ok, nomina Trinachia nella sua famosa profezia. Il secondo personaggio a nominare il nome della Sicilia è Circe. Circe la nomina 2 volte. Mette in guardia Ulisse: verrai l'isola dove pascolano le vacche sacre al dio Sole. E mette in guardia Ulisse: non le toccare. E il terzo è Ulisse. Allora, quando parliamo di Sicilia, quindi abbiamo detto il centro intorno al quale si sviluppa il racconto del ritorno. Allora, vediamo quello che c'era. No, quello che c'era prima, scusa, il testo, scusa. Ok, allora questo è il libro 9, dove Ulisse si trova alla corte del re Alcino nella terra dei Feaci. Il Laedo Demodoco, in onore di Ulisse,
racconta, Alcino non sa che Ulisse è Ulisse, è un ospite, poi parleremo del valore dell'ospitalità greca, è un ospite, in suo onore invita l'aedo di corte Demodoco a narrare che cosa? L'avventura della guerra di Troia, cioè è un fatto all'ordine del giorno. Demodoco racconta, l'aedo racconta, e a un certo punto del racconto Alcino si accorge che Ulisse piange, ha le lacrime agli occhi, non dice nulla, però capisce che c'è qualche cosa che Ulisse non gli dice chi in effetti è. Alla fine, poi lo vedremo, Ulisse si manifesta per quello che è e incomincia a raccontare nel libro nono e dice: ma doppiando il Malea, la corrente, le onde Borea mi deviarono, ma allontanarono oltre Citera. Per 9 giorni fui trascinato da venti funesti sul mare pescoso. Al 10° giorno arrivammo alla vera dei mangiatori di loto, che mangiano cibi di fiori. Allora, vediamo sulla pagina della fotografia, questa qua. Allora, qui, allora, io dico questo, che quando uno vuole conoscere qualcosa, vuole capire qualcosa, deve fare una sola cosa, se vuole capire. Deve risalire alle fonti. L'esperienza diretta è la sola via attraverso la quale l'uomo va alla conoscenza, arriva alla conoscenza. Se non hai esperienza, non conosci, cioè non fidarti di nessuno. Se vuoi conoscere qualcosa, vai alla fonte. Meglio ancora se la fonte non è in lingua, per gli italiani, se non è italiano, meglio ancora se la leggi nella lingua in cui è stata scritta. Quindi questo come indicazione generale, risalire sempre alle fonti. Allora, io come tutti ho studiato, ho letto, ho studiato, ho saputo dell'esperienza, della conoscenza, dell'esistenza dell'Odissea e dell'Iliade a scuola, al liceo, oramai qualche anno fa, ma non l'ho studiata al liceo, io l'ho studiata dopo, da grande, perché da ragazzo non si ha la consapevolezza, la maturità per affrontare un romanzo del genere. Cioè, vuol dire, purtroppo la scuola è quella che è. Vabbè. Comunque, allora io cosa sono appassionato di queste cose qua, ricordo un po' il greco, eccetera, eccetera. E io dico, vabbè, ma bisogna leggerla. Allora, pigliamo il testo e leggiamo cosa c'è scritto, perché non è detto che l'abbia scritta Omero, però c'è scritto, qualcuno l'ha scritto, ok? E leggiamo cosa ha scritto. E questo è quello che è scritto, doppiando il... Lo riprendo un attimo, così lasciamo la... No, lasciamo quella foto. Lasciamo la foto. Ok. Allora, cosa c'è scritto? Ma doppiando il Malea, e lo vediamo, allora, il Malea è questo qua, qua siamo nel Peloponneso, perché si chiama Peloponneso? Pelope Nesos, Nesos vuol dire sia isola che anche penisola, qua ci sono le tre penisole di Pelope, Nesos, Pelope, Peloponneso, okay. Qua la foto non è chiarissima, però insomma qua c'è il capo Malea, il capo più a sud della, il capo Malea è il
è il punto più meridionale delle tre penisole che formano il Peloponneso, ed è il punto lasciato il quale uno va in mare aperto. Gli antichi praticavano il cabotaggio, cioè navigavano costa a costa, no? Perché avevano paura. Il mare aperto è qualcosa che ha sempre, come posso dire, messo l'ansia, messo la paura. I greci dicono che chi doppia capo Malea abbandona la patria, no? È il punto in cui, ok, allora quando lui dice lasciamo capo Malea, ma doppiando il Malea, la corrente, le onde e Borea mi deviarono, mi allontanarono oltre Citera. Quindi qua le indicazioni sono precise. Intanto cita un vento, Borea, un vento che spira da nord-est, Bora, Trieste. E poi cita il nome di un'isola che si trova a sud del Peloponneso, che è qui, Citera. Quindi fornisce dei dati, ripeto, il riferimento è preciso. Troia è qua, il Peloponnese è questo qua, Capo Malea esiste qua, Citera esiste qua. E lui dice che per 9 giorni fui trascinato da venti funesti sul mare pescoso. Al 10° giorno arrivammo alla terra dei mangiatori di loto, i lotofagi, che mangiano cibi di fiori. Ok? Allora, partendo da qua e spinti dal vento che soffia da nord-est, quindi da qua, per 9 giorni si arriva qua. Non ci, cioè, capito? Non ci sono. Non c'è trucco, non c'è inganno. Ok? La terra dei lotofagi non può che essere qua. Qua siamo, questa è la Libia. Qua c'è la Tunisia. Ok? Qua c'è l'Egitto. Però qua, quindi, quando Ulisse lascia Citera, arriva qua. Non ci sono santi. Dopo l'incontro con i lotofagi c'è la famosa, famosissima avventura con Polifemo, e qua quasi scatena, ok? E qua possiamo, questa è l'immagine, no? Polifemo la Citrezza, no? Chi va a Catania, la Citrezza, vede gli scogli, i fariglioni, questi sono i fariglioni lanciati da Polifemo, e questo oramai Riviera dei Ciclopi, no? Il ristorante dai Ciclopi, vabbè, ok, vediamo, ok, questo qua, i fariglioni, questa è la Citrezza, i Malavoglia, vabbè, qua i faraoni, tutti, per tutti, questi sono i massi lanciati da Polifemo a Ulisse. Su questo vediamo più avanti, ok, questo qua visto di sera, vabbè, bellissimo. Ok, adesso torniamo un attimo dietro e mettiamo quella, esatto, ok, no, questo qua, il primo, questo qua. Venivano introdotte da Cesare Ungaretti. Ok, Cesare Ungaretti raccontava pezzi dell'Odissea prima di ogni puntata. Adesso c'è Camilleri che presenta Montalbano. Vedi come sono cambiati i tempi, no? Prima c'era Ungaretti che presentava l'Odissea. Vabbè. Però questa è la musica. Io ragazzi nel 68,
Nel contempo io studiavo a scuola l'Odissea, quindi c'è il raffronto tra lo studio a scuola e lo sceneggiato che trasmetteva. Vabbè. Ok. Ok, adesso vediamo quello dopo che introduce. Mare aperto per altri 18 giorni. Questo. Poi finalmente arrivammo dentro un grande arcipelago, le cui isole erano l'una vicino all'altra. Cosa c'è? Non è l'impronta di un piede umano questa. Solo un gigante. O un dio. Un mostro, Luis. Ranieri, che cosa fate qui? Fatevi vedere bene. Siamo uomini che vogliono conoscere altri uomini e su questa tua isola abbiamo visto i segni della tua potenza. Tu. Ora che hai mangiato carne umana, bevi questo. È vino che avevo portato con me fiducioso nella tua ospitalità. Cieco, dopo avermi domato il cuore col vino, si chiama nessuno, ma io ti dico che egli non è ancora sfuggito al... Ulisse! Ciclope! Se qualcuno fra i mortali ti domandasse quale nemico ti abbia accecato, rispondigli che l'astuzia di Ulisse ha vinto la tua forza! Ok, questo è Polifemo, i ciclopi. Chi è che può mettere in dubbio che Acitrezza sia, cioè, vuol dire, no? In effetti non è così. In effetti non è. In effetti, allora, andiamo più avanti. Ok, qua siamo nella piazza del Duomo di Catania. Ok? Questo è il simbolo di Catania. E cos'è il simbolo di Catania? Un elefante. Un piccolo elefante. Ok? Un piccolo elefante. Ora, ma come mai il simbolo di Catania è un piccolo elefante? Cioè, voglio dire, la Sicilia, così come tutte le isole del Mediterraneo, erano abitate da secoli da elefanti nani. Una volta la Sicilia era collegata all'Africa, cioè il fatto che esistessero anche a Creta, il fatto che in Sicilia vi fossero degli elefanti nani, era un fatto assodato. Però torno a ripetere, la scienza fa fatica a entrare nella mente. Il mito entra alla grande. Quando hanno gli antichi diversi scavi, sono venuti fuori delle ossa di questi elefanti nani. E l'elefante qua c'ha un buco che è quello della proboscide. Voglio dire, il collegamento qua c'ha questo antico, mostri, capito? L'occhio solo, il monocolo,
il ciclope, capito? Tutta l'avventura. Quindi, come sempre, c'è un misto di verità e di mito, ed è qua che si insinua il mito. Il mito, cosa fa il mito? Prende la verità e la manovra, no? Quindi la verità qual è? Che in Sicilia c'erano gli elefanti, nani, punto, questa è la verità, punto. Però la verità non basta. Allora, sì, però vuoi mettere, questo è il mostro, capito? Allora, tornando a noi, lasciamo questa immagine qua e ripercorriamo un attimo quelle immagini che abbiamo visto. Entrano al vento, Polifemo gli dà si mangia alcuni uomini e compagni di Ulisse, e Ulisse cosa gli dà? Gli dà da bere quella ciotola di vino che gli è stato regalato nella prima tappa. Lui era ancora in terra greca, dai Ciconi, la prima tappa, in segno di viaggio. Quando noi partiamo, i nostri ci regalano, ci danno da mangiare, da bere, no? E questi qua, i Ciconi, regalano a Ulisse, per il lungo viaggio che lo aspetta ancora, delle botti degli otri di vino, bello, vino greco, bello generoso. Tenete presente che i greci usavano annacquare il vino con rapporto da 1 a 20, cioè una ciotola di vino, 20 ciotole d'acqua, per dire, no, la forza del vino. Ulisse offre a Polifemo il vino intero, tal quale, e quindi quello si inebria, si ubriaca, eccetera, eccetera. Ma adesso qua viene il bello. Abbiamo detto che sul mito nasce la leggenda della riviera dei Ciclopi di Catania, Acitrezza, Acicastello, ma soprattutto la città di Faraglione. Allora, leggiamo cosa dice l'Odissea. Allora, leggiamo perché la terra di Ciclopi non può essere Catania. Allora, racconta così Ulisse ad Alcino, quando lasciano la terra dei Lotofagi: di là navigammo avanti, sconvolti nel cuore, e dei ciclopi alla terra, ingiusti e violenti, venimmo, i quali, fidando nei numi immortali, non piantano pianta di loro mano, non arano, ma inseminato e inarato, là tutto nasce, selvaggi, perché per i greci tutto ciò che non era Grecia era i barbari chi erano? Tutto ciò che non era greco era barbaro, era selvaggio, capito? I persiani, grandissimo popolo, per loro erano barbari. Grano, orzo, viti, che portano il vino nei grappoli e a loro li gonfia la pioggia di Zeus. Non hanno assemblee di consiglio, non leggi, capito? Cioè, sono veramente, sta parlando dei ciclopi. Ma degli eccelsi monti vivono sopra le cime in grotte profonde. Fa legge ciascuno ai figli e alle donne, e l'uno dell'altro non cura. Occhio qua, occhio quello che dice adesso qua l'Odissea. Nell'Odissea Ulisse dice: un'isola piatta davanti al porto si stende, non vicina,
né molto lontana dalla terra dei ciclopi, boscosa, e vi nascono capre infinite, libere. Allora, Ulisse ci sta dicendo che di fronte alla terra dei ciclopi c'è un'isola piatta, non molto distante. E allora, di fronte ad Acitrezza, di fronte a Catania, non c'è nessuna isola piatta. Ok? Quindi io mi rifaccio all'Odissea, mi rifaccio al testo, alla fonte, meglio in greco, meglio ancora in greco. Quindi il mio riferimento è l'Odissea, testo greco. Di fronte, non molto distante, alla terra dei ciclopi c'è un'isola piatta. Loro vanno nell'isola e poi decidono di andare dai ciclopi. E dice, la vedono dall'isola piatta, vedono i fumi dalle grotte, quindi è vicina. Ok, teniamo da parte questo discorso qua. Poi qua c'è un'altra cosa interessante. Polifemo chiede a Ulisse, qual è il tuo nome, come ti chiami? E lui dice, nessuno. Allora, tutti, ecco perché, Odisseo vuol dire nessuno, no. Ulisse è furbo. E gioca sulle parole. Allora, in greco, Odysseus non vuol dire nessuno. Odysseus vuol dire colui che è odiato. E vuol dire anche colui che odia. Perché questo? Lui era, intanto questo nome gli viene dato dal nonno quando nasce, e dice chiamatelo come me, il nonno si chiamava Autolico. Ma perché è importante capire questo? Perché Ulisse da una parte è odiato per la sua intelligenza. Le persone intelligenti sono odiate, c'è niente da fare. Ma è anche colui che odia. E perché odia Ulisse? Odia perché, torno a ripetere, le passioni sono le cose più importanti della vita. Quando Menelao subisce l'affronto del rapimento della moglie Elena da parte di Paride e cerca di formare l'esercito degli Achei per andare a Troia a riprendersi Elena, allora va in giro e cerca i migliori guerrieri greci. E Menelao va in giro con un certo Palamede, e vanno alla ricerca di Ulisse, di cui si conosceva l'astuzia. Ulisse non voleva andare in guerra. Allora cosa fa Ulisse? Dissimula, ecco il dissimulatore Ulisse. Ulisse è colui che dissimula, che fa finta di non capire, il finto tonto, quello che si nasconde. Ulisse, ok, si traveste, no? Si traveste, si mette un cappellaccio e fa finta di arare i campi. Arriva, immaginate, arrivano Menelao e Palamede. Allora, Ulisse, dov'è Ulisse? No, dice, ma chi è Ulisse? Ma veramente qua, no? E vedono questo vecchio camuffato col berretto che faceva finta di arare, dice, perché io sono contadino, io guerriero, ma quale guerriero? Io sono contadino. Palamede, che era furbo, intelligente, forse più ancora di Ulisse, per smascherarlo prende il figlioletto di Ulisse, Telemaco, e lo lancia sull'aratro, sul solco. Cioè, adesso vediamo se sei pazzo davvero o meno. E Ulisse davanti al suo figlio viene fuori. Da quel momento, ecco perché colui che odia, Ulisse odia e odia tantissimo Palamede. Perché odia Palamede? Perché lo aveva smascherato. E non c'è cosa peggiore per uno che tende sempre a camuffare di quello che
capisce il bluff di quello che smaschera. È una cosa che fa incazzare come una bestia. L'odio di Ulisse si manifesta in questo, nel fatto che Palamede aveva smascherato la sua, come posso dire, la sua arte di dissimulare, e lo odia. Ecco Ulisse, colui che odia, Odysseus, colui che odia. Non solo che è odiato, il verbo diusso mai ha questo doppio significato, è l'essere odioso, sia nel senso che subisce l'azione dell'essere, colui che è odiato, ma sia in senso attivo, colui che odia. Quando Polifemo dice come ti chiami, lui cosa fa? Odysseus, in greco c'è un aggettivo udeis, che vuol dire nessuno, udeis, Odysseus, udeis, tramutato in utis, utis. Quello che lui dice, il nome che lui fornisce a Polifemo è utis, utis, tramutato da udeis, vuol dire nessuno, non Odysseus. Quindi lui dice utis, e da lì tutto, utis, poi nasce Ulisse. Utis deriva da udeis, che non ha, ma no, l'intelligenza, la scaltrezza di Ulisse, perché Ulisse è furbo, è scaltro, non a caso sceglie tra i tanti aggettivi udeis, utis, perché è quello che richiama il suono di Odysseus. Sentite, Odysseus, udeis, utis. Quindi dice, ma ha capito male, io volevo dire il mio nome, capito? Vabbè, comunque. Vabbè. Ok. Abbiamo detto, no, torniamo, scusa, un attimo. Abbiamo detto perché non può essere Catania, la zona di Catania, quella dei ciclopi. Adesso ritorniamo avanti. Dopo l'avventura con col ciclope, Ulisse giunge nell'isola Eolia, lui dice il dio Eolo, e qua c'è un altro mito nel mito. No, questa ancora no, ci dobbiamo ancora arrivare, questa è Erice, ancora ci dobbiamo arrivare. Tutti noi abbiamo in geografia le isole Eolie, Eolie, Olipari, le Osei Eolie, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Vulcano, ok, l'arcipelago delle isole Eolie, il dio dei venti, chi può non tener conto di questa leggenda? Ma anche qua è una leggenda. Adesso, sempre leggendo Odissea, si capisce che l'isola dove regnava il dio Eolo non può essere una delle isole Eolie. Cosa dice Ulisse? Torniamo a quella immagine di quella generale, indietro, quella dove si vede indietro ancora. Ok, io non ho quella più avanti, questa qua, perfetto. Allora, Ulisse è qua, lascia la terra dei ciclopi, si mette in mare. Qui c'è l'isola che quasi sicuramente è la vera isola di Eolo, ed è Malta. Malta, perché è Malta quella che quasi sicuramente è la vera isola? Perché dopo che lascia l'isola di Eolo, e cosa fa Eolo? Gli regala l'otre con i venti, no? Ce ne, mi raccomando, non aprirlo. Ok, benissimo. Lui lascia l'isola del dio Eolo e dopo 18 giorni di navigazione già vede
la sua terra, qua. Qua c'è Itaca, le isole Ori, le isole Ionie. 18 giorni di navigazione, addirittura lui vedeva già le luci, no? Di Itaca, sentiva le voci degli abitanti. I compagni ritengono che nell'Otre non ci fosse l'insieme dei venti, ma ci fosse del tesoro, capito? Dice no, questa qua ci vuole prendere in giro, chissà che cosa gli ha regalato Eolo, capito? Adesso che siamo arrivati a casa, lasciamo perdere, è sempre così, cioè il comandante dice no, quello chissà cosa c'ha, quello ci racconta fesserie. E cosa fanno? Aprono l'Otre e viene fuori il Via Maria. Si scatenano tutti i venti che il dio Eolo aveva donato a Ulisse e c'è questa furiosa tempesta che lo riporta nell'isola del dio Eolo. Adesso vediamo a capire perché l'isola del dio Eolo è Malta. Allora, negli Atti degli Apostoli, quindi voglio dire, testo storico, no? È scritto. Allora, abbiamo visto noi la volta scorsa che San Paolo, quando viene condotto, viene fatto prigioniero, lui dice io sono un cittadino romano ed essendo cittadino romano voglio essere giudicato da Cesare e quindi mi portate, mi conducete a Roma. Questo è il diritto romano, che okay? Civis Romanus sum, quindi tu non mi puoi giudicare, capito? Gli altri, quelli che non sono romani, non me ne frega niente, ma io come cittadino romano chiedo di essere giudicato da Cesare. E quindi viene fatto prigioniero, ok, perché già predicava eccetera eccetera, e si imbarca e lo portano verso Roma. Negli Atti degli Apostoli c'è scritto: la nave sulla quale viaggiava Paolo in viaggio, perché fa tappa a Creta, Creta è un'isola estremamente importante per la sua posizione geografica, no? In viaggio da Creta verso Roma, deve passare da qua, no? Sotto di Messina. In viaggio da Creta a Roma viene colpita da una tempesta. Ok, quindi lui si trova qua, in questo tratto di mare. E dov'è che va a finire la nave dove viaggia Paolo colpita dalla tempesta? E va a finire a Malta. Questo è un dato storico, è scritto negli Atti degli Apostoli. Ci arriva a Malta. E qua Ulisse si trova qua, la tempesta è qua. E dov'è che la tempesta, una tempesta che colpisce una nave qua, dove lo porta? E lo porta a Malta, lo porta qua. Vedremo ancora più avanti perché questa, perché sicuramente non può essere questa. Ulisse, questo, lo stretto di Messina, che è il punto nodale, ecco, io poi più tardi vediamo una fotografia, che è il punto che io considero il punto nodale di tutta l'Odissea, è lo stretto di Messina. Ulisse, dopo che lascia i ciclopi e dopo che lascia Eolo, non passa dallo stretto di Messina. E le Eoli sono qua. Andremo più avanti e lo vedremo ancora meglio. Quindi molto, molto probabilmente, prendendo spunto anche da quello che capitò alla nave su cui viaggiava Paolo da Tarso, molto probabilmente l'isola di Eolo è Malta. Non solo, quando lascia per la seconda, perché una volta che Ulisse torna da Eolo, Eolo si arrabbia, dice ma che sei venuto a fare, ma vai, ti regalo l'Otre con i venti e tu torni qua da me, ma non ti voglio, cioè lo manda via. Prima l'aveva tenuto un mese ospite a gozzovigliare, la seconda volta non lo tiene neanche un giorno, dice te ne vai. Allora Ulisse va qua e adesso, sempre leggendo il testo di Ulisse, dice dopo sei giorni, vediamo più avanti la foto, quella dopo il... Ok, ok. Cioè dopo sei giorni
Giungiamo, dopo sei giorni e sei notti, giungiamo alla rocca di Lamo, altissima. Allora, viaggiando per sei giorni e sei notti dall'isola di Malta verso la zona dove non poteva che andare, e qua, insomma, l'isola, rocca altissima, signori, è qua. Questa è Erice, che abbiamo visto all'inizio. La rocca altissima, non ci sono altre rocche altissime in Sicilia. Questa è la rocca di Lamo, e questa è la terra dei lestrigoni, i cannibali. Andiamo avanti. A questo punto, quindi, Ulisse lascia qua, gira da qua la rocca di Lamo. Ricordatevi sempre che qua c'è lo Stretto di Messina, punto fondamentale. Qua c'è un'isola in mezzo, eccola qua, in mezzo al mare, nel blu dipinto di blu. Questa è Ustica. E questa molto probabilmente, anche se non c'è la certezza col timbro del notaio, questa molto probabilmente è l'isola Eea, l'isola di Circe, dove Ulisse arriva dopo essere sfuggito ai cannibali, ai lestrigoni. Anche qua, la maga Circe, no, non è una maga. La maga è il mago Telma, il mago Zurlì, quella non è una maga. Si prende un nome. Allora, maga nell'antichità, prima che nascessero i maghi, eccetera, mago non era quello che noi intendiamo il mago. Mago era un sacerdote. I re magi non sono maghi. I re magi sono dei sacerdoti. Nessuno pensa ai re magi come a tre maghi. Infatti, magi, i re magi non sono maghi. Quindi, quando parliamo di Circe, dobbiamo parlare di una sacerdotessa, di una specie di dea. Dopo che sta lui da Circe, si ferma un anno. È lei che gli dice, dopo averlo tenuto per un anno, gli dà il lascia passare per tornarsene a casa, però dice: prima devi andare nell'Ade, devi andare a parlare con Tiresia, ti deve raccontare. Noi abbiamo visto, quando abbiamo parlato del ratto di Persefone, che Persefone viene rapita qua a Enna, nel lago di Pergusa, da Ade, Plutone. E quando lui, Ulisse, lascia l'isola di Circe, viene spinto da un vento, sempre facendo riferimento ai venti, perché nel testo dell'Odissea ci sono delle descrizioni geografiche ben precise. Lui cita dei venti, Borea, Zefiro, Ostro, il Noto, cita dei luoghi, quindi, cioè, è preciso. Allora, facciamo riferimento a quello che c'è scritto. Lui viaggia con un vento che soffia da nord, e vuol dire, se uno lascia Ustica da nord, è molto, molto facilmente arriva qua e poi se ne va. Comunque, lui poi torna da Circe, ma andiamo avanti. Dopo Circe, lui passa dall'isola delle Sirene, quindi qua passiamo, lui passa da un'isola, non si sa con certezza qual è, però si parla di un'isola, isola delle Sirene. Qua c'è il famoso trucco, no, che lui si fa legare all'albero, perché lui vuole, Ulisse è uno che vuole sapere, no? Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguirvi tutta conoscenza. No, gli hanno parlato tanto di questo canto magico, lei dice: io, l'uomo, questo è l'uomo, l'essere umano è questo, è curioso, dice: io lo voglio sentire questo canto, non me ne frega niente. Dice: allora, pur di sentirlo, gli dice Circe: fatti legare a doppia mandata all'albero della nave e tappa con della cera
le orecchie dei tuoi naviganti, dei tuoi compagni. E così fa, perché Ulisse, l'uomo, è quello, Ulisse è l'uomo, c'è niente da fare. Ok, quindi comunque la cosa importante è che lui passa da un'isola, l'isola delle Sirene, prima di giungere a Scilla e Cariddi. Allora, se torniamo un attimo indietro, scusa, ecco, allora lì sia Circe che Tiresia gli parlano, proprio in modo specifico Circe, gli parla di Scilla e Cariddi, cioè nome e cognome, Scilla e Cariddi. E voglio dire, lui si ferma prima all'isola delle Sirene, a Proda, e voglio dire, l'isola delle Sirene, boh, è una di queste qua, e c'è niente da fare. Che lui poi va qua, quindi lascia Circe che è qua, l'isola delle Sirene non può che essere una di queste. Comunque, andiamo avanti. Ok, e questo è il punto magico che io considero l'ombelico di tutta l'Odissea, perché qua c'è la chiave per capire quanto siano non vere alcune dicerie. Leggendo il testo dell'Odissea, Ulisse attraversa lo stretto di Messina due volte, soltanto due volte. La prima lo attraversa da nord verso sud, la seconda lo attraversa da sud verso nord. Questo è un dato di fatto. L'Odissea, il testo dell'Odissea, non ci sono altri riferimenti. Ed è chiaro perché allora, la prima volta lo attraversa da nord verso sud e ha l'avventura con Cariddi, no? Scilla da una parte e Cariddi dall'altra. Piccolo racconto su Cariddi. Cariddi era una naiade. Le naiadi erano delle ninfe, delle acque d'oro, come Aretusa, quindi figlia di Poseidone, eccetera, eccetera. Un giorno questa naiade, Cariddi, rubò a Eracle i buoi di Gerione. Vi ricordate i buoi di Gerione, quelli che Eracle era andato a prendersi in Spagna, la fatica, eccetera, eccetera. Questa gliene rubò uno e addirittura rubò alcuni e addirittura ne mangiò alcuni. Allora Zeus interviene, la fulmina, che Zeus è sempre disegnato col fulmine, no? Il fulmine. Zeus allora fulmina Cariddi, la fa precipitare in mare e la trasforma in un gigantesco mostro che inghiotte acqua e la sputa, è un gorgo, un enorme gorgo che solo due equipaggi riuscirono a passare indenni da Cariddi. Prima furono gli Argonauti, Giasone, Ercole, eccetera, eccetera, e poi fu Ulisse. Allora, Ulisse entra qua, supera Scilla e Cariddi e si ferma nell'isola Trinachia, ok? Questa è l'isola dove pascolavano le mucche sacre al dio Sole,
E quello che l'aveva detto Tiresia, occhio a quelle mucche, lasciale stare, non le toccare. Vabbè, lui dice ai suoi compagni, mi raccomando, i compagni non l'ascoltano, c'è un periodo di bonaccia, non riescono a rimettersi in mare e alla fine i compagni uccidono alcune vacche del Dio Sole e viene fuori il casino, tempesta, compagnia bella, si rimettono in mare e qua c'è il punto chiave. Allora, e Zeus su tutti insieme tuonò e scagliò sulla nave la folgore. Tutta girò su se stessa, colpita da Zeus con la folgore, e fu piena di fumo sulfureo. Caddero fuori i compagni. Ulisse perde i compagni, gliel'aveva detto Tiresia. E come cornacchie in giro alla nave nera furono prede dell'onda. Il dio negò loro il ritorno. Si avvera la profezia di Tiresia. Io ancora andavo su e giù per la nave, finché il fasciame staccò dalla chiglia un'ondata. Nuda se la portava via il flutto. Poi gettò l'albero a urtare contro la chiglia. E dall'albero pendeva ancora la sartia di poppa, fatta di cuoio di bue. Con esse li strinsi insieme, albero e chiglia, e seduto su quelli erravo in preda ai venti funesti. Quindi Ulisse è aggrappato alla chiglia della sua nave, ok? E a un tratto Zefiro smise di soffiare. Zefiro è il vento che soffia da ovest. Smise di soffiare. E venne subito il noto. Il noto è il vento che soffia da sud verso nord. Occhio, detto anche ostro. Allora, questo è un passo chiave. E venne subito il noto, portando angoscia al mio cuore, perché ancora indietro, verso la rovinosa Cariddi, tornassi. Allora, Ulisse lascia la Sicilia. La tempesta, lui perde i compagni, è aggrappato sulla chiglia. Soffia il noto è il vento che spira da sud verso nord. E soffia perché indietro, verso Cariddi, ritornassi. Cioè, vuol dire, ritorna verso nord. Quindi esce dallo stretto di Messina. Su questo l'Odissea, cioè, vuol dire, il resto sono chiacchiere. Ulisse esce dallo stretto di Messina, aggrappato alla chiglia. Sta per 8-9 giorni aggrappato alla chiglia e arriva all'isola di Ogigia da Calipso. E Calipso cos'è? Per forza di cose è una delle Eolie, cioè non si scappa. Uno che è aggrappato alla chiglia in mare in tempesta, dopo 9 giorni dove va? Diciamo, va là Ogigia, e dice quale? Boh, ma siamo nel gruppo delle isole. Qua questo è il punto, io l'ho letto, lo rileggo sempre. Non si scappa. Ulisse attraversa soltanto due volte lo stretto di Messina. La prima volta dopo che lascia Circe per tornare a Itaca, e non può che essere questo, perché Itaca è qua, le isole Ionie, quindi per forza di cose deve passare da qua, non si scappa. E la seconda volta è da sud, perché c'è il vento noto che lo spinge. Dopodiché non si fa più cenno allo stretto di Messina, eppure è nominato, come posso dire, no? E adesso viene fuori una cosa più ancora interessante. Quindi sicuramente l'isola di Calipso, dove sta sette anni, quindi un anno se ne sta da Circe, sette anni se ne sta da Calipso, è una delle Eolie, non ci sono santi. Chi era Calipso? Calipso era una Nereide, una ninfa del mare. Anche qua il nome, Calipso,
Il nome è Calypso. Cosa significa il nome Calypso? Calypso significa la occultatrice. È quella che tiene nascosto Ulisse. Occultatrice. Calypto, Calypso. Calypto vuol dire celare, nascondere. Cleptomane. Chi è cleptomane? Quello che... Il calyx. Cos'è il calyx? Il calice. Quindi l'origine, torno a ripetere, i nomi hanno un primo significato. Calipso se lo tiene 7 anni e dopo 7 anni arriva il messaggero degli dèi, che è Mercurio, dove va a convincere, perché l'Odissea comincia, il primo libro dell'Odissea, cioè, ci sono gli dèi riuniti, compagnia bella, e c'è Atene, dice, ma insomma quella è da... Quel povero disgraziato è da 7 anni ancora là, lo vogliamo tenere ancora là, lo vogliamo fare tornare a casa. Allora, gli dèi si convincono, si dice ok, può tornare a casa, allora mandano il messaggero, gli mandano Mercurio, messaggero va là e dice a Calipso, lo devi lasciare andare, perché oramai vuolsi così colà dove si può e ciò che si vuole, e più non dimandare, direbbe Dante. Vabbè. Allora, ora teniamo una cosa ben presente. Teniamo ben presente una cosa. Anche qui, dopo che lascia Ogigia, l'isola di Ogigia, quindi dopo che lascia Calipso, Ulisse impiega 18-20 giorni e arriva nella terra dei Feaci. Ulisse da Ogigia parte su una zattera, non ha la nave, ce lo dice Omero, nell'isola di Ogigia non c'è la possibilità di costruire una nave, lui parte su una zattera, e quindi voi capite, la zattera, la vela, 18-20 giorni, arriva. Ma la cosa importante è questa. Nell'isola, nel testo greco, ecco perché dico, primo, risalite alle fonti. Secondo, la cosa migliore, in lingua originale. Non fidatevi dei traduttori. Perché dico questo? Perché quando si parla della terra dei Feaci, si parla impropriamente dell'isola dei Feaci. Non esiste in tutto il testo dell'Odissea il nome isola associato a Feaci. Si parla sempre di terra dei Feaci. Isola si parla Eolo, l'isola di Eolo, Ogigia, l'isola di Ogigia, Ea, l'isola di Circe, le Sirene, l'isola delle Sirene, non si parla mai di isola, quindi la terra dei Feaci non è un'isola, ok? Lui scrive, c'è scritto nell'Odissea, nel testo, la terra Gaia, non Nesos, Gaia, dei Feaci. Ok, allora, e qua viene fuori, ricordiamoci, ok, questo è il tratto che ho letto poco fa, ok, allora, Ogigia non può essere che una di queste qua, non ci sono santi, lui lascia Ogigia su una zattera, dopo 18-20 giorni vede la terra dei Feaci, la terra dei Feaci. Lui non passa dallo stretto di Messina. E allora voglio dire, e poi dalla terra dei Feaci si imbarca e va a Itaca. E allora voglio dire, cioè, non si scappa. La terra dei Feaci è questa qua. Il punto più stretto
il punto più stretto della costa calabrese. Perché dico il punto più stretto? Perché quando Ulisse assieme a Nausicaa va nel palazzo di Alcino, lui parla dei due mari, lui vede due mari. E qual è il punto più stretto dove, da dove è possibile vedere due mari? È tra il golfo di Sant'Eufemio e il golfo di Squillace. E qua non ci sono, cioè, allora, lasciata Calipso non passa più dallo stretto, impiega 18-20 giorni su una zattera per giungere nella terra dei Feaci, dalla terra dei Feaci poi va del giro di una notte perché parte al tramonto e l'indomani arriva a Itaca, e quindi signori, io dico la terra dei Feaci è questa qua. Andiamo avanti. Ok, allora, Ulisse è molto preciso quando parla. Quando si rivolge che Alcino lo ascolta, alla fine, quando vede che Ulisse si mette a piangere, capisce che c'è qualche cosa che... dice, ma dimmi tu in effetti chi sei. E Ulisse si lascia andare e dice queste parole. È preciso, cioè, vuol dire, sono Odisseo di Laerte, che per tutte le astuzie che ho conosciuto dagli uomini, la mia fama, abito Itaca Aprica, un monte c'è in essa, il nerito sussurro di fronte, bellissimo, intorno s'affollano isole molte, vicine l'una all'altra, Dulichio, Same, la Svelosa, Zacinto, Zante, Ugo Foscolo, ma essa è bassa, l'ultima là, in fondo al mare, verso la notte, cioè verso occidente, l'altra più avanti è verso l'aurora e il sole, quindi c'è questo gruppo di isole che sono le isole Ionie, ma lui dice una cosa importante, è l'ultima là in fondo al mare verso la notte, verso occidente. Andiamo più avanti. Ok, allora, stando a quello che dice Ulisse, qua siamo nelle isole Ionie, no? E qua in mezzo c'è Itaca. Ma la Itaca di cui parla Ulisse non è quella che oggi è Itaca. Perché? Perché quella che oggi è Itaca non è la più occidentale delle isole Ionie, come dice lui. Lui dice, è la più occidentale, le altre vedono l'aurora prima. Quindi molto probabilmente, la vera Itaca di Ulisse è una parte di quella che oggi è Cefalonia. Ed è molto facile che sia così, perché 2500 anni fa, anche di più, una parte di quella che oggi fa parte di Cefalonia era sé stante, poi coi terremoti... poi si è unita, quindi è molto probabile, comunque questo è un dettaglio, però è molto probabile che la vera Itaca non sia la Itaca di adesso. Teniamo presente che quando lui lascia la terra dei Feaci, lui parte questa volta su nave, cioè i Feaci erano famosi naviganti, quindi non è più sulla zattera di Calipso, lui parte... equipaggio, 50 uomini, compagni me. Lui parte al tramonto e all'alba vede Itaca, quindi è molto probabile, anche questo è un elemento che ci fa, insomma, ci fa dire che la cosiddetta terra dei Feaci sia questa qua, che lui arriva da Calipso, arriva qua, poi si ferma qua, nella terra dei Feaci spira sempre il vento Zefiro, e Zefiro, lo scrive che spira sempre Zefiro, è un vento che soffia da ponente, quindi da ponente lo butta qua, lui l'indomani passa solo una notte, quindi è molto probabile
che la terra dei Feaci sia questa zona qua, e che la terra, la vera Itaca, sia una parte di Cefalonia. Io avrei concluso. Qua vedo che mia moglie mi fa segni disperati.